È il Formia di Rosolini a guadagnarsi la qualificazione al Domenico Fiore di Marino contro la Lepanto Marino di Diego Leone. È 0-4 infatti per la formazione sudpontina, grazie al vantaggio siglato da Cavezza e al raddoppio da Zaccaro nella prima frazione. Ripresa invece con i due gol firmati prima da Carfora e poi da Sellitti, praticamente in un attimo. Formia che accede così al tabellone principale della Coppa Italia d'Eccellenza, mentre la prima a farsi vedere dalle parti di Scognamiglio è proprio la Lepanto Marino, che prova una girata con Mastrandrea contrato in calcio d'angolo. Formia che inizia però a farsi vedere qualche istante dopo, e sarà soprattutto sulla sinistra che farà male alla formazione di Diego Leone. Prima vera percussione che arriva al minuto numero 12 e questa volta è Zaccaro a tentare una percussione e un cross dentro l'area di rigore, brivido per la Lepanto Marino. Un altro episodio e un'altra cosa importante arriverà invece al minuto numero 21, sempre della prima frazione di gioco. Questa volta sarà ancora il Formia a tentare la conclusione con Esposito, palla che termina a lato. L'episodio che apre e che porta in vantaggio il Formia arriva però al 27esimo. La conclusione di Esposito viene murata e il tocco di mano è evidente da parte del numero 11 Cavezza per il vantaggio della Lepanto Marino. Direttore di gara, signor D'Ottavio di Roma 2, non vede e così il Formia passa in vantaggio. Formia che però legittima poi l'1-0, trovando il raddoppio qualche istante più tardi con Zaccaro, ottimo di destro, a battere ancora Brugnettini, che chiude così la prima frazione con il doppio vantaggio per la formazione di Rosolino. Lepanto che si sveglia solo in questo momento, tentando una conclusione al minuto numero 33 con l'assist da parte di Bianchi Verdalato, il cross a centro area di rigore e Capolei che di testa si mangia letteralmente il 2-1. Lepanto che riparta sprombattuto nella ripresa alla ricerca del gol che potrebbe anche riaprire il mal discorso qualificazione. Prima smanaccia Scognamiglio, poi qualche istante più tardi al nono sarà il cross da parte di Capolei a centro area di rigore a mettere i brividi della formazione formiana. Sarà bravo Centra però a sventare la minaccia. Calcio d'angolo qualche istante più tardi e sarà il colpo di testa da parte di Panzera a terminare al lato. Poi però Lepanto che si apre e Formia che colpisce. E allora è il 3-0 che arriva con Carfora al minuto numero 27 della ripresa, 28esimo un minuto più tardi. E il Formia di Rosolino calerà anche il poker con lo stesso Carfora a lasciare a Sellitti il gol dello 0-4. Qualificazione praticamente ormai in ghiaccio ed è Davato a farsi espellere al minuto numero 38 della ripresa. Poi praticamente non c'è più tempo, Formia avanti, Lepanto eliminata.